giorno. Chi vuole adottare un cucciolo? Io! E allora ecco qua, ragazzi! Ci è arrivato un pacco da Spin Master, che ringraziamo, dove c'è scritto prese in pezzi. Piano, piano, è un pacco delicato, ragazzi. Pets vuol dire cuccioli. Piano. E all'interno ci sono proprio loro. Io vorrei trovare questa qua. Questa qua? L'avevo un po' immaginato. Potrebbe essere uno dei due cucciolini. Non sappiamo, è una sorpresa. Iniziamo l'unboxing. Guarda che... Si strappa la scatola da una parte. Mati, vai avanti tu adesso. E poi continua. Questa sì che è una vera apertura di coppia. Ora solleviamo il pacco. Swoosh. E ci aspetta un biglietto importante. Allora aprilo. C'è il sigillo a forma di osso. E dice di aprire, l'abbiamo fatto. È di tirare. Tirare, sorpresa. E ci sono anche le istruzioni. Ma le guardiamo al volo, perché adesso giochiamo dal vivo. Tirata di coppia. Ma sta abbagliando. È incredibile. Si muove la scatola. Mamma. Funziona da solo. Matti, è pazzesco. Sta venendo fuori, Nicky. Non ci credo. La zampina. Io mi sono occhietto. E da questa parte? Vuole uscire. Non ci credo. Ma da solo esce. Si muove ancora. Riesci a capire chi è, Matti? Sì. Ma no, quello che volevi tu, secondo me. Matti, la nostra fortunella di casa. Si è aperta una zampetta anche lì. Cioè, o meglio, la zampetta che ha aperto la scatola. Cosa succede lì dietro, ragazze? Sta aprendo. Anche da questa parte? No. Non ci credo. Ma bravissimo, ma vuole proprio uscire questo cucciolo. Vuole uscire dalla scatola. Ragazze, anche da questa parte, venite, venite. Da una parte e dall'altra. Vai, Matti, affronta il tavolo. Mitica, attenzione. Ma si sta aprendo. Veramente? Sì. Matti, fai un passetto indietro. Oh, non ci credo, è pazzesco. Oh, esce veramente. Vai, che ce la fai, cucciola. Vai, cucciola. Siamo pronti a giocare con te. Eccola. Ci siamo. Oh, cucciola. Ma carinissima. Wow. Viene fuori, saluta con le zampine. È quindi. È super carino. È dolcissima. E per liberarla, qui ci sono le istruzioni. Si basta va qua sotto. Spostare questi gancetti. Ha un po' di sonno, eh. Ha sonno, sì. Sì. È addormentata. Ma adesso la riattiveremo subito, ragazzi, perché questi sono i tre punti di interazione. Modalità coccole dietro la testa. Modalità divertimento sul pancino. Trucco immediato, tocca assieme dietro la testa e il sopracoda. È il momento delle coccole. Vediamo chi fa la coccola più buffa. Cosa ti ha fatto, Ale? A me sembrava quasi una pernacchia. Vai tu, Nicky. Guarda. Cosa hai scoperto? Fa la pucciosa e dolce. Si può anche tenere in braccio. Ecco, sotto il solletichino. Il solletichino? Sì, se la tocchi sotto lei diventa super eccitata. C'era scritto nelle istruzioni. Hai visto come muove? È bella morbida, senti l'orecchio che fofo. Dove sono? Che fofosette. E le zampine si possono anche muovere. Quelle posteriori, mentre quelle davanti corrono come pazze. Vediamo se riusciamo a farle fare un trucchetto speciale. Premendo un po' la schienetta e una carezzina veloce. Riprova, Ale. Ecco. Sì, esce come una pazza. Hai visto quanto va avanti? Canta anche. È tornata in braccio. Ma sapete, ragazzi, che vi risponde anche. Abbaiando. Possiamo attivare la modalità abbaio premendo una volta il bottoncino sulla schiena. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Sembra che risponda. Lo fa per tre volte e poi torna in modalità coccolosa. Sapete come si fa il massaggio con i cuccioli? Come si fa, Mati? Così. È così morbida e pucciosa che fa anche il massaggino. Oh, piccola. Quando proviamo il gioco? Adesso giocherellone. Per giocare, se riusciamo a strapparla dall'abbraccio di Matilde, basta schiacciare il pulsante sopra coda per un po'. Pronto alla sfida, Nicky? Sì. Occhio all'abbaio. Woof. Mi è piaciuto. Woof, woof.
Fai un altro tentativo, vai! Woof, woof, woof. Sì! Adesso farà un bel balletto, si passa al secondo livello e lei farà delle vere e proprie melodie. Occhio! Woof, woof, woof. Sì, grande! Mitico! Woof, 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 woof. Sì, ancora uno. Woof, 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 woof. Sì, mitico, ce l'hai fatta. Tu, 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 tu. Si balla, tu, 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 tu. Grande. Qua mi sa che ci sono una congiura. Ma dove li hai presi quei cuoricini? Li ho tagliati quelli che erano nella scatola, li ho tagliati. Ottima idea! Abbinati ad un cerchietto, scusate, a un elastico. Sono diventati una decorazione. Si sta addormentando. Forza col prossimo elastico. Infatti dopo un po' che non lo si tocca, che non lo si coccola, lui va direttamente in modalità nanna. Poi per risvegliarla è semplicissimo, basta toccare il sopracoda. Mentre continuiamo la conciatura, vi faccio vedere che sotto sulle zampette posteriori, che sono pucciosette, sì, sono i colori alternati tra l'altro e sono anche morbidine, sì, ci sono i due vani batteria in questo posteriore qua e c'è anche il pulsante per fammela vedere per spegnerla. Ma tenerissima, ecco la spirata questa. Vai, azioniamola col trucco e la facciamo partire veloce. È partita la sfilata! Grande! Avanti, indietro! Avanti, indietro! Piccola! Ma cosa ha detto? Ma è ovvio! Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! Hai visto? Sta anche in piedi! Incredibile! Ma come hai fatto? È bucciosissimo! Ho spostato un po' le zampe! E sai che cosa ha detto? Cosa ha detto, Ale? Ma è ovvio! Iscrivetevi al canale YouTube GBR! Per non perdere i prossimi video! Bye! Bye.